Non è un giorno qualunque nemmeno in Emilia, perché siamo a un anno dal terremoto. Allora Frende e Pirozzi hanno fatto un viaggio in queste terre dove dicono: noi non ci arrendiamo. Fuggi fuggi generale, già alle 9 del mattino addirittura non si stava in piedi. Una volta corsi sul prato, ci siamo contati, abbiamo capito che tutti c'eravamo. Questo per noi è stato il grosso sollievo. La terra non si fermava mai. È passato un anno, un lungo anno, ma nel ricordo dei reduci sembra ieri. Il terremoto è un tatuaggio che non si cancella, una voragine che si porta via tutto. Qua siamo nell'area che abbiamo ricostruito completamente. Praticamente questa è un'area che abbiamo dovuto demolire perché ha avuto lesioni fortissime. Quanto danno avete avuto? Noi avremo un costo in cantiere di circa 10-11 milioni di euro. Il cantiere è potuto ripartire subito grazie a un indennizzo che abbiamo ricevuto dall'assicurazione e poi con i nostri mezzi. Oltre a 28 vittime, il sisma in Emilia ha scosso un sistema produttivo importante, incrinando un'economia che non può fidarsi dello Stato. Erano 70-80 persone dentro che lavoravano e abbiamo avuto alcuni crolli all'interno. Per fortuna non è successo niente e quindi la prima cosa è stata questa. Qui davanti a noi sono morti 4 persone in un stabilimento. La ricostruzione di capannoni a tempo di record testimonia una capacità unica di voltare pagina e riprendere il lavoro immediatamente, ma per i monumenti sfregiati dal sisma le cose stanno molto peggio, come per il Duomo di Mirandola o quello che ne rimane. Tutto quello che vedete cerchiamo di poterlo recuperare, per il resto abbiamo fatto un lavoro di bonifica, anche i mattoni che sono caduti sono stati selezionati, catalogati, in modo che un domani di poter, se si può riprendere il tutto, di poter sistemarli. Qua verrà fatta una copertura provvisoria per poter preservare il tutto. I palazzi storici, le chiese, i campanili che un tempo definivano le strade e le piazze sono agonizzanti. Qui ad esempio c'era il municipio di Sant'Agostino che custodiva il lampadario di Italo Balbo. Ora è una voragine attorno alla quale non c'è più nulla. La torre di Finale Emilia è diventata questa impalcatura. Ma sono migliaia le case danneggiate, tenute insieme da cavi d'acciaio e impalcature e dalla remota speranza di riabitarle. Qua c'era la sua casa. Non solo, e a pian terreno c'era il negozio. Il 29 abbiamo perso tutto, casa e negozio. Come si riparte da una scena di questo tipo? Nella speranza delle istituzioni che ci diano la mano, sperando che quello che dicono lo mantengano. Le persone guardano allo Stato, che dove vuole, non può o non sa, ma possono appoggiarsi ai tanti che hanno permesso ad alcuni miracoli di diventare reali. Queste sono le nuove scuole del paese, già in piedi, ricostruite. Dove abbiamo i piedi noi c'era un campo di mais e il 17 di ottobre i bambini erano a scuola. Quindi in 2 mesi è stato realizzato un intervento che è un grande segnale di speranza per tutti noi. Sono loro la parte migliore dell'Italia, l'esercito di volontari che hanno lavorato per un anno intero senza fiatare, regalando una speranza ad una terra ferita e trovando anche il modo per dire grazie di aver potuto contribuire. Sono stato fortunato a conoscere ed avere l'opportunità di vivere questa emergenza con questa gente. Buon pomeriggio, in primo luogo il dato positivo è che mi trovo in uno dei punti simbolo del terremoto dell'Emilia, di fronte allo spiazzo dove alle mie spalle c'è la Rocca Estense, questo gigante ferito che abbiamo imparato così bene a conoscere e tutti insieme abbiamo sperato che rimanesse in piedi, e così è stato. Questo anche è un elemento di positività, una positività che nonostante le molte cose da fare si continua a sentire nel tessuto sociale. Io partirei, ho molti ospiti, dal sindaco al parroco a esponenti del mondo imprenditoriale, al comitato dei genitori della scuola elementare. Partirei un po' con il mondo produttivo, le piccole imprese. Il signor Castellazzi ha una piccola impresa. Voi che cosa chiedete, di che cosa avete bisogno soprattutto? Quali sono le criticità? Ma è soltanto un problema, diciamo così, di liquidità, cioè di riuscire ad ottenere quelli che possono essere i rimborsi
che lo Stato ci ha promesso, tutto qua. Lei, una cosa importante, è ripartito, ha raso al suolo quelli che erano i suoi capannoni e autonomamente ha preso ed intervenuto. Ed è riuscito a riaprire quando? Noi abbiamo impiegato, dopo il 29 di maggio, abbiamo impiegato 2 mesi per demolire e recuperare il materiale che era ancora, diciamo, possibile recuperare. Il 20 di settembre eravamo riusciti a coprire praticamente il nuovo fabbricato. Abbiamo traslocato alla fine di dicembre, abbiamo inaugurato la nuova fabbrica il 9 di febbraio. Sindaco, lei ha il polso della situazione generale. Intanto l'applauso è per lei e per appunto la dimostrazione di come ci si riesce a dar da fare e a ripartire. Chiedo al sindaco la situazione generale, qual è? Lei ha il polso un po' di tutta la zona, anche a livello psicologico. Ma questa volontà c'è, la si riscontra, credo, concretamente. Il tema è un po' la, chiamiamolo così, burocrazia dettata dalla necessità che le pratiche che vengono fatte siano tracciabili, siano trasparenti e quindi che diano la necessaria serenità a tutti, ai destinatari dei contributi, a noi che amministriamo, che diciamo così, i fondi, i contributi vadano a destinazione e che i destinatari dei contributi siano sicuri, tranquilli. Quindi questo è un po' la difficoltà, ed è la difficoltà dettata dalla liquidità e forse un po' da un sistema in crisi, da una crisi profonda che ha ingessato tutto il sistema economico, il sistema bancario. Parla di pratiche un po' Alessandro, complesse. Alessandro, scusa se ti interrompo, per capire meglio quello che stava appena detto. Il problema dove sta? Sì. Nell'eccessiva burocrazia? Cioè troppe pratiche da fare? Oppure è giusto che sia così? Perché se arrivi, diciamo, che i soldi arrivino alle persone alle quali devono effettivamente arrivare? Non so, chiedo al mondo imprenditoriale, è davvero così complessa la questione? Cioè il vostro ostacolo maggiore è questo, di riuscire a capire le procedure? E non essendoci state delle altre, diciamo, esperienze in merito, è la prima volta, i tecnici hanno delle grosse difficoltà per riuscire a interpretare tutte quelle che sono le richieste di questi modelli, sfinge, mude, ecco, nomi tecnici che comunque la dicono lunga. Lei ha una acetaia, un altro settore molto importante della zona. Anche lei alla fine mi ha detto è ripartito autonomamente. Indubbiamente, per non perdere competitività bisogna, se uno ha, far fronte con risorse personali, e questa forse è stata l'arma che oggi mi vede ancora sul mercato senza inutili patimenti. Quello che ci auguriamo è che in effetti i tecnici riescano a trovare il bandolo della matassa di tutte queste ordinanze, di tutte queste cavallasse, perché se abbiamo in effetti il nostro aiuto riusciremo poi anche in futuro ad avere la vita molto più scorrevole. Il punto quindi, Marco, è sostanzialmente questo. In molti si sono dati da fare autonomamente, chi puntando sulle assicurazioni, chi rischiando in proprio, ma ora si aspetta che questi interventi dello Stato okay. Ci siano quanto prima. Grazie però Alessandro. Insomma, abbiamo capito. Chi aveva da Alessandro Pirozzi, che lì insomma, c'è da fare, no? Sì Marco, io qua si parla di giovani e i giovani si parte dalla scuola, dall'istruzione. Un dato importante ce lo dice la signora Silvia, lei è una maestra e un insegnante e portavoce del comitato dei genitori. Qui la scuola è stata ricostruita, è un dato fondamentale. Sì. Sì, sì, dal 22 ottobre noi siamo in una nuova struttura, è stata costruita nel giro di 2 mesi e quindi abbiamo i bambini in una struttura assolutamente sicura, antisismica, e abbiamo iniziato l'anno scolastico comunque nei tempi previsti, secondo il calendario provinciale, con un grande sforzo da parte della scuola, dell'amministrazione e soprattutto delle famiglie, perché i bambini erano distribuiti in tutto il territorio con delle turnazioni
sistemati in tende, le classi erano sistemate in tende o comunque nei sottotribune, in luoghi definiti agibili, quel po' che c'era. Mi ha detto che la solidarietà ha contribuito molto, lei voleva ringraziare anche chi vi ha dato una mano. Sì, io sono qui a nome del nostro preside, di tutto il corpo docente e del comitato genitori per ringraziare tutti i benefattori, privati, istituzioni, associazioni, che da tutta Italia hanno risposto con una generosità estrema e grazie al loro contributo abbiamo potuto riempire il contenitore, la scuola nuova, di contenuti di alto valore, finanziando dei progetti per i bambini, vedi il teatro, la musica, lo sport, ma anche finanziando progetti di sostegno alla genitorialità, lo sportello dello psicologo per le famiglie, il mediatore culturale. Abbiamo avuto questa grande, grande possibilità grazie alla generosità di tutta Italia, questa è la vera Italia. Marco, se ho tempo chiederei un'ultima cosa al parroco. Sì. Sapere com'è il tessuto sociale, come sta rispondendo. Beh, come è stato già sottolineato e mi pare sia vero, qui il paese da subito ha cercato di reagire, di non commiserarsi, di rimboccarsi le maniche. Si è toccata con mano questa energia. È poi vero che le situazioni sono diversificate e a me sembra che ora la cosa più importante a livello della comunità civile sia quella di essere vicini a coloro che soffrono di più o perché hanno perso la casa, perché hanno faticato nel trovarne una, in aggiunta il lavoro, la precarietà economica. Credo che questa sia la strada fondamentale da percorrere. Come comunità, stare attenti a coloro che in questo momento stanno ancora tribolando di più. Grazie. Sì, vi siete risollevati però. Sì, no, finiamo sì, con il sindaco. Sì, direi proprio di sì, anche se abbiamo tantissimo da fare, siamo coscienti di questo, ma abbiamo forza, abbiamo determinazione e volontà per affrontare un futuro che, anche se difficile, cominciamo a intravedere un po' meno nero. Grazie, grazie mille. A grazie. Te Marco. Beh, insomma, arriva un sacco di energia lì, dalle zone del terremoto e proprio se